Ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutti i prodotti di Kiko che ho trovato scontati però dell'edizione permanente. Sapete che vi ho fatto già un video di tutti i prodotti di Kiko delle edizioni limitate di questa primavera estate, se volete ve lo lascio nelle schede. Li ho divisi in due proprio per il fatto che comunque l'altro video era davvero molto lungo e ho acquistato tantissimo. E siccome ho trovato qualcosina, anche in realtà delle cose che non avevo mai visto prima di saldi, vi ho fatto questi due video proprio perché così chi è interessato a vedere prodotti delle edizioni limitate guarda solo quel video, che inizia e invece è indirizzato a acquistare i prodotti della linea permanente e vedrà questo. Allora, voglio iniziare soprattutto da un fondotinta. In realtà io non ho mai provato questo fondotinta, è il fondotinta Skin Evolution, ha un SPF 10, all'interno ci sono 30 ml di prodotto e ho preso una colorazione 113. In realtà io ho preso la colorazione più chiara che era disponibile, ma in realtà è una colorazione molto ma molto scura. Io non ho mai provato appunto questo prodotto, l'ho voluto prendere perché volevo una colorazione più scura per quando mi abbronzerò, però in realtà non avevo notato che fosse così scura. Infatti la colorazione è questa caramel, quindi si vede che è molto molto scura. Adesso sicuramente non la utilizzerò, ma se mi abbronzo sicuramente poi niente, la utilizzo quando sono abbronzata, sicuramente sfumata oppure mischiata ad altri, diciamo, fondotinta, perché è davvero molto ma molto scura. Adesso vi faccio gli swatch e vi mostro com'è la colorazione. Comunque è molto molto scura, vedete? È praticamente marroncino. C'è un tantissimo pesca all'interno, è giallo all'interno. Non so se poi effettivamente mi piacerà o no, non ho mai provato questo prodotto, però l'ho acquistato anche perché costava 3 euro. In realtà non avevo visto che era questa colorazione, perché ho visto che era la più chiara ed era quella più, diciamo, più chiara disponibile. Alla fine ho preso questa. Adesso vediamo se effettivamente lo utilizzerò. Se non dovessi utilizzare, magari lo do a qualcuno che ha la pelle più scura. Comunque il packaging è fatto così e quindi a pompetta, sapete che quelle a pompetta non mi piacciono tantissimo perché esce più prodotto rispetto a quello che vi serve. Comunque è così, nero. Io questi li avevo visti ma non li avevo mai provati, perché di solito i fondotinta di Kiko, diciamo che in realtà non li ho mai filati, e questo è effettivamente il primo fondotinta che sto utilizzando, che utilizzerò. Di solito di Kiko acquisto moltissimi rossetti, ombretti, tutto, diciamo, il make up fuorché il fondotinta. Poi appunto ho visto delle palette che non avevo mai visto prima. Io ne ho acquistato due per il viso e due per gli occhi. Per il viso ho acquistato questa che si chiama Face Palette numero 02. All'interno ci sono 8,5 grammi di prodotto e ha comunque 12 mesi di PAO. Ed è fatta così. Il packaging è di quello classico di Kiko, appunto tutto nero, che sicuramente non terrò. E la palettina è fatta così, quindi praticamente avete tre colorazioni. C'è il blush, l'illuminante e poi il bronzing, appunto si chiama Face Palette, è molto carino, diciamo, come packaging, non ha uno specchietto ed è trasparente qua. Qua avete, diciamo, le indicazioni, e le colorazioni sono queste. Quindi questo è leggermente un po' marroncino, però volevo provarlo anche come ombretto. Ultimamente sto utilizzando anche dei prodotti, diciamo, che sono destinati ad altri usi, anche come ombretti. Vi faccio gli swatch. Diciamo che sono tutti e tre glitterati, non sono matte, una bugia. Questo praticamente i glitterini che ha, diciamo, sopra, poi swatchandolo non si vedono. Questo era quello che mi piaceva di più, soprattutto per il fatto che ha questo blush così rosa, molto freddo. Comunque, adesso vi mostro, le colorazioni sono queste, quindi c'è il bronzer, il blush, questo è l'illuminante. Non lo so, mi piaceva, poi l'ho pagata intorno a 6 euro, mi sembrava un buon prezzo e infatti ne ho preso 2 su 3 alla fine. Invece l'altra che ho preso sempre per il viso è la colorazione numero 03 e secondo me questa è un po' più autunnale. Praticamente il packaging è uguale all'altro, come vedete è un po' più autunnale, non tanto per il bronzer ma soprattutto per questo ombretto, per questo blush. Che dà molto sul violetto, quindi praticamente secondo me è più adatto a quel periodo. Comunque vi faccio gli swatch, l'illuminante è ancora più luminoso dell'altro, sono comunque abbastanza setosi, sono un po' comunque secondo me leggermente polverosi, soprattutto gli illuminanti, però non mi sembrava male e l'ho voluto prendere. Comunque la colorazione sono queste, quindi come vedete il blush è molto più scuro, c'è il bronzing e questo è l'illuminante. L'illuminante in questo caso dà più sul rosa rispetto all'altro invece che dava più sul giallino.
E quindi sul bianco, un classico illuminante, non lo so, mi piaceva e l'ho presa proprio per utilizzarla durante l'autunno perché mi sembrano abbastanza colori che utilizzerei in quel periodo. Diciamo che il bronzer non è molto più scuro rispetto all'altro, però l'altro è leggermente più caldo rispetto a questo. E quindi non lo so, adesso lo utilizzerò, vediamo. Mi piace tantissimo questo blush, anche questo secondo me può essere utilizzato come ombretto. E poi, come vi dicevo, ne ho preso anche delle palette per gli occhi, quindi di ombretti. Ho preso la numero 01 che si chiama Shadow Palette. Anche queste hanno il packaging così, diciamo, molto semplice di Kiko. E anche queste noterò il packaging proprio perché non mi piace tantissimo, nel senso che è molto semplice, quindi non lo terrò. Anche questa praticamente è fatta come gli altri, nel senso che davanti è trasparente. Queste praticamente hanno 12 mesi di PAO e all'interno ci sono 6,5 grammi di prodotto e all'interno ci sono 6 ombretti. Questa è quella che ha i toni più caldi e passa da un bianco panna verso un giallino fino a questo arancione caldo e questo marroncino. Vi faccio gli swatch così vediamo la pigmentazione. E la pigmentazione è questa. Quindi praticamente il primo bianco sono soprattutto i glitterini, quindi non so quanto lo utilizzerò. Il secondo bianco invece è più matte, sicuramente lo utilizzerò sotto la carta sopraccigliare. Poi c'è questo marroncino, bronzo, molto carino che è molto molto luminoso. E gli altri tre sono comunque matte. Questo è più rosso rispetto al pescato che vi ho detto prima, swatchato è molto più rosso e c'è questo marroncino che può essere utilizzato nella piega oppure alla fine dell'occhio, quindi secondo me si può fare anche un look completo con questi ombretti, non lo so, mi piacciono comunque, non sono troppo pigmentati ma sembrano di quelli anche che non fanno macchia, quindi mi sembrava anche queste costano intorno a 6 euro, forse 0,45 le pagate. Anche queste non sembrano di quelle che fanno macchie oppure che vanno nelle pieghette. Naturalmente vanno provati, poi vi saprò dire come sono. E comunque vi lascio nell'info box anche dei prodotti con i loro prezzi come sempre. E poi ho preso l'altra che appunto è la colorazione numero 03. Il packaging è uguale all'altra. Anche qui ci sono 6 ombretti. Anche questa ha 12 mesi di PAO. E praticamente questa ha una colorazione un po' più fredda rispetto all'altra e ha dei toni che danno un po' sul grigio. Se riesco ad aprirla forse, ok? Sono questi qua. Sul grigio verde, non lo so, mi piaceva tantissimo perché sapete che mi piacciono i colori sul grigio, sul verde, e ma anche quei grigi verdolini, non lo so, mi piaceva tantissimo, mi sto fissando anche con gli ombretti del color oliva, quindi verde oliva mi piaceva tantissimo, quindi l'ho voluta prendere subito. In questo caso ci sono tre ombretti matte e tre ombretti, diciamo, glitterati. Questa ha i toni molto più cupi rispetto all'altra ed è molto più autunnale. Anche in questo caso il primo, che praticamente è un giallino, non si vede tantissimo, però mi piace già il secondo. E poi gli altri sono molto belli, forché questo che magari è un po' troppo scuro, perché praticamente è un nero e sapete che io non lo utilizzo tantissimo. Prima facevo smokey su nero, ma ultimamente non li faccio, quindi non so quanto li utilizzerò. Però comunque è carina, sembrano quasi quelle palettine che sono uscite di Deborah, di cui io ne ho due o tre che mi piacciono tantissimo. E quindi l'ho voluta provare per quello. Ce n'era anche l'altra mi piaciucchiava, però poi alla fine ho preso questa perché erano quelle che mi piacevano di più. E poi l'ultimo prodotto, sempre della linea permanente, è un rossettino. Questo rossetto fa parte dei cremi lipstick, all'interno ci sono 3,8 grammi di prodotto, è la colorazione numero 01 e ha 24 mesi di PAO. Questi sono leggermente diversi rispetto agli altri, qui io ero abituata della vecchia linea perché comunque il packaging non era così lucido e di questi non ne ho mai provato uno, quindi appena l'ho visto ho preso quello che mi piaceva di più, io ho preso questo. Questo sembra un grigio che ha del malva all'interno, è sempre un nude, però ha una colorazione molto particolare, praticamente è malva, swatchato sembra più malva rispetto a quello che si vede nello stick sembra molto più grigio. E questa è la colorazione, non so, mi piaceva, è molto particolare, secondo me sta benissimo anche con un look con l'ultima palettina che vi ho mostrato, soprattutto in autunno, non in questo periodo, perché mi sembra un po' troppo per questo periodo, però può essere utilizzato anche da tutti i giorni ed è cremoso, non è per niente matte, però è abbastanza pigmentato. E niente, fatemi sapere cosa pensate di questi prodotti, se li avete mai provati, se anche voi avete visto questi prodotti oppure non li avete mai visti prima e li avete presi con i saldi. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto, ciao!